da una pagina serena e ricca di gioia, qual è stata quella della visita dei magi alla grotta per adorare il nuovo re di Israele che è nato, siamo passati ad una pagina un po' più cupa, un po' più triste, una pagina che dice di un pericolo, di una fuga e poi dell'omicidio di tanti innocenti. Vedete un po' il Vangelo come anche un'altalena di emozioni, come è la vita. E qui parliamo oggi di un altro viaggio di Maria. L'abbiamo vista tanto in movimento Maria, e oggi compie quest'altro viaggio, questa volta ancora più pericoloso, ancora forse più doloroso. E sapete che a me particolarmente piace approfondire gli aspetti anche un po' storici e archeologici del Vangelo, ma oggi sento che è molto importante calarci proprio nella teologia di questo brano, nel cercare di vedere poi esattamente che cosa è successo. E quindi i magi erano appena partiti, e la famiglia va a dormire, si riposa. Non so quanto potesse essere sereno questo sonno, perché tante cose stanno succedendo, tante cose che lasciano con tante incognite. Maria non ha il futuro nelle sue mani. Maria è ad occhi chiusi e sta vivendo tutto. L'espressione che ci colpisce e ci rimane dentro è serbando tutte queste cose nel suo cuore. Questa è una frase del Vangelo speciale, io penso che ognuno di voi la ricordi. È una frase proprio ricca di Spirito Santo, una frase in grado di comunicarci chi è Maria. E lei può fare questo perché nel suo cuore c'è lo spazio per Dio. Vediamo poi più in là il nostro cuore come è fatto e per cosa anche può esserci spazio. È notte, vanno a dormire, penso molto molto stanchi, e a un certo punto Giuseppe però ha un sogno. Un angelo compare e gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta là finché non ti avvertirò. E spiega anche perché. Perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Credere ai propri sogni non è semplice, in generale. Quando poi un sogno che fai ti scombussola tutta la vita, perché a fatica sei già arrivato lì, tua moglie è in una fase delicata nel corpo perché ha appena partorito, deve allattare, il bimbo è piccolo, vai a credere ad un sogno del genere. Qui vediamo tutta la fede di Giuseppe. Non è il primo sogno al quale crede Giuseppe. E allora Giuseppe, svegliatosi da questo sogno, prende con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Io immagino Maria in questa situazione, svegliata di notte, allora che credeva di avere trovato un po' di pace, un po' di sicurezza. Maria, dobbiamo partire, dobbiamo andare via. E penso a tutti noi, nelle notti della nostra vita, quando ci arriva la notizia che insomma ci crea problemi. La notte, un risveglio traumatico, una notizia. La nostra reazione: ah, Signore, questo non me lo dovevi fare, io non me lo meritavo. E tante preghiere, tante cose, e questa è la ricompensa, a volte diciamo noi, quando qualcosa ci ha ferito. Subito il dito lo puntiamo verso Dio. Io quando ero bambino seppi questa cosa, che un prete si ammalò di un tumore. E da piccolino rimasi meravigliato, dissi: ma come? E loro che sono più vicini a Dio, sono gli amici di Dio, poi si ammalano come tutti gli altri, allora qual è la specialità? Che cosa c'è? E invece poi, guardando la croce, ho capito che non è tanto così. E anche guardando Maria, beata colei che ha creduto e ha detto sì alla parola di Dio, ma non beata perché ha avuto la villa, ha avuto l'appartamento di lusso e ha avuto la vita facile. La vita di Maria non è stata questo.
E il viaggio, questo viaggio, ce ne dà testimonianza. Allora, anche nella nostra vita, quando veniamo svegliati in una notte dello Spirito, ricordiamoci di questa notte in cui Maria è stata svegliata d'improvviso e gli è stato detto: la cosa di più prezioso che hai, quella per cui hai rischiato la vita, perché vi ricordo che, non essendo lei sposata, rischiava anche la lapidazione se Giuseppe non avesse avuto fiducia in lei. Ecco, quella creatura per la quale hai dato tutto, c'è una persona cattiva che la vuole uccidere. Una persona non solo cattiva, ma molto, molto potente. E anche Dio qua ci dice che a volte, quando c'è la cattiveria e quando c'è la potenza, una soluzione c'è: andare via. E questo è anche un consiglio verso le tentazioni. Quando il nemico è potente e forte, è inutile che stiamo lì a giocarci nei pensieri. Se sappiamo che siamo deboli, fuggiamo. E il luogo di questa fuga è tutto dire, perché è l'Egitto. E noi sappiamo l'Egitto, che cosa ha rappresentato per il popolo di Israele. Il Messia, l'atteso, tutte le profezie parlano di lui. Lui nasce e deve scappare dalla terra promessa, da Israele. E guardate un po' dove va: in Egitto, il luogo dove gli ebrei erano schiavi, e per farli fuggire c'è voluto veramente tutto l'impegno di Dio. Ricordiamoci delle sette piaghe, ricordiamoci nella fuga, che noi ricordiamo anche nella notte di Pasqua. È stato un viaggio terribile anche quello del popolo di Israele verso la libertà. Ma cosa ci dice un Dio che torna in questa terra a trovare rifugio, se non che Dio ha una misericordia immensa? Non c'è luogo su questa terra, neanche quello che magari ha ferito di più Dio, rendendo prigioniero il suo popolo, che adora divinità non vere, inventate, che addirittura fa divinità un uomo, il faraone. Ecco, anche questo luogo, per la misericordia di Dio, diviene un luogo ospitale. L'Egitto, dove rimangono fino alla morte di Erode, perché si adempisse poi la profezia. E entra poi in gioco quest'altro personaggio, il cattivo, Erode. Erode si accorge che i magi lo hanno preso in giro, perché lui aveva detto loro: poi tornate qua quando avete trovato il re, perché anche io voglio andare ad adorarlo, la falsità. Ma noi sappiamo che l'intenzione di Erode non era quella di adorare assolutamente. Erode temeva questo nuovo re e ad ogni costo era disposto a eliminarlo per proteggere il suo trono. Questo ci deve ricordare un po' le nostre poltrone, le nostre sicurezze, perché il trono per un re è quello che lo rende forte, lo rende sicuro. E nelle nostre piccole cose, nella vita quotidiana, che cosa ti sta rendendo forte? Che cosa è quel piccolo dettaglio della tua vita al quale non vuoi rinunciare? Perché se lo perdi, tu pensi di essere insignificante. Quanti idoli che abbiamo, veramente tanti. E anche le amicizie possono diventare qualcosa di simile se noi non siamo puri e onesti. Ma ci sono tante cose: i soldi, la carriera, una casa, qualsiasi cosa alla quale il nostro cuore è attaccato e siamo disposti a tirare fuori le unghie. La prova è questa: scattiamo come serpenti, come vipere. Quando ci viene toccata quella cosa, quella nostra reputazione, quella nostra posizione, siamo pronti a ferire. E lo facciamo in automatico, quasi senza pensarci. In Erode è scattato questo meccanismo, tant'è che quando si accorge che i magi non sono tornati e quindi non può identificare il bambino, decide di ucciderli tutti. Ogni bambino che corrisponde alla descrizione in età lo uccidiamo, così risolviamo il problema. E questo ingrande un po' la violenza che anche dal nostro cuore può scaturire quando poniamo la nostra fiducia in qualcosa che non è benedetto, qualcosa che non è santo. Allora mi sono chiesto: qual era il trono di Maria? Qual era il trono di Giuseppe? Per i quali anche loro
sono stati disposti a combattere. Combattere ovviamente in maniera spirituale e non violenta, era proprio Gesù. Loro avevano il loro trono con loro. E parlando del cuore di Maria, questo cuore che era capace di serbare le cose che non capiva, il cuore di Erode invece era un cuore diverso. E anche il nostro cuore è un po' ambiguo. È un po' un cuore di Erode, ma è anche un cuore di Maria. Un cuore che è una terra promessa, ma è anche un Egitto. Vediamolo così. C'è una zona bella del nostro cuore, una zona pura, una zona santa, come se fosse la terra promessa del popolo di Israele. Ma c'è anche una zona buia, una zona di peccato, una zona di cattiveria che deve essere purificata. E la bella notizia è che Dio, Cristo, è andato in Egitto. Dio è nel nostro cuore, sempre. Anche se il nostro è un cuore che è lontano da Dio, si allontana da Dio, Dio comunque vuole abitare in noi ed è in noi, non ci abbandona mai. Quindi qualsiasi cosa possa essere successa nella vita, qualsiasi crudeltà come quella di Erode noi abbiamo potuto compiere, Dio continua a essere vicino a noi, anche se noi l'abbiamo buttato nella zona più lontana, nella zona più buia, nella zona della crudeltà. Ecco, lui da lì ci può prendere per mano e riportare dove c'è la bellezza, dove scorreranno latte e miele. Quindi con questa certezza noi chiediamo a Gesù di darci un cuore come quello di Maria, non come quello di Erode, un cuore capace di osservare e di dare spazio a Dio nella sua zona più sacra, più grande, e di dilatare il più possibile questa zona. Ci mettiamo quindi all'insegnamento di Maria, che si è fidata, stanca, svegliata in piena notte, ma non ha detto no. Ha detto: Signore, io ti seguo. E questa è una frase difficile. Chiediamo a Maria di intercedere per noi affinché ci dia un po' del suo coraggio e del suo cuore.